Mettiamo direzione porta. Vediamo. Benvenuti. Buona domenica a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi e Saverio Tragoletti. Allora, siamo all'interno dello stadio comunale di Trani. Tra qualche istante sta per iniziare l'incontro di calcio SD Città di Trani Grumese. I nostri giocatori schierati in campo al centro. Tra qualche istante, dopo lo scambio di battute, ovviamente diamo parola al nostro ASD. Ciao a tutti, qui ci salutano tutti. Partita importantissima, vittoria. Veniamo da 10 risultati utili consecutivi. Siamo la terza forza di questa categoria, Vittorio. Bellissimo. Vediamo capocannoniere di Noia, abbiamo Bomber di Francesco, 6-7 partite, ha fatto 10 gol. Ora chiediamo gentilmente. No, c'è un saluto da parte dei nostri calciatori, ecco, facciamo vedere quello che sta accadendo in questo momento, così almeno chi è collegato, chi si collegherà, potrà guardare insieme a noi e gioire e soffrire. Fascia di capitano Leo Ragno. Leo Ragno è il grande Leo Ragno. Tranese Doc. Il nostro Tranese Doc. Oggi nella formazione in campo vogliamo ricordare chi ci sono. Molti tranesi. Allora, andiamo per ordine. Per la città di Trani abbiamo il nostro Terlizzi con il numero 1, Vittorio. Ecco, vediamo l'abbraccio, Vittorio. Ecco, l'abbraccio, fantastico. Abbiamo il nostro Sergio Nazionale lì, Sergio Porcelli per le fotografie, Pasquale Puccini che sta guardando con il suo obiettivo. Ecco, noi ovviamente li faremo vedere per evitare di mantenere la camera mobile. Fisso, ecco qui sono. Ci poi inquadriamo la porta, Vittorio, dove si deve gonfiare la porta. Deve gonfiarsi. Allora, ricordiamo che questa è la 22esima giornata. Sì. Siamo al campionato Girone A di prima categoria. E comunque ricordiamo le informazioni in campo. Le informazioni in campo sono Città di Trani, Terlizzi, Davide Salvatore, Giuseppe D'Aloiso, Claudio Lofrio, La Bobba, Bernicini, Ilia, il tuo lo chiami? Illo, ovviamente, Matera, Francesco, Campagna. Siamo partiti, partiti in questo momento. Guardiamo il cronometro, così partiamo direttamente con. E comunque continuiamo la formazione. Francesco Matera, Campagna Corrado, Domenico Amorese, Dell'Olio, Alessandro Vittorio, Di Noia, Costantino, Leonardo, Francesco Nicola. Numero 8 della Cromese, tiro, ma la palla termina fuori. Vai, Vittorio. Mettiamo sulla porta avversaria, Vittorio. Andiamo di là. Nel frattempo facciamo vedere qualche piccolo stralcio dell'incontro di adesso. Poi la Grumese che sta giocando. In questo momento sono i nostri ospiti Tommaso D'Armiento, Crudele Feliciano, Angelo Di Gioia, Santeramo Nicola Natale, Pier Giuseppe Toscano, Enrico Giovanni, Magno Michele, Antonio Gisonda, Servedio Alessandro, Lorusso Antonio e Davide Sorano. Ah, abbiamo dimenticato, ma salutiamo comunque il mister, signor Di Bari. Di Bari, Vincenzo, con tutti gli altri del direttivo, c'è Dino Giovanni, c'è Carlo Sipone, poi c'è Saverio Suviano, alla voce c'è Saverio Dragoletti e Vittorio Cassinesi. E poi ricordando comunque nella squadra ospite oggi c'è il loro accompagnatore, che è il dirigente, lo corriere Lorenzo. Salutiamo anche il suo passeggiatore Michele Antonelli. L'arbitro oggi è... Vediamo il signor Vitolano Michele, l'assistente. Il nostro segnalino. In queste categorie i segnalini sono uno della squadra. Uno dell'altra. Però non vedo. Gioca da solo, contro tutti. Un altro. Segnalini, ovviamente. Siamo nella prima categoria. Va bene. L'anno prossimo andiamo in promozione. Va bene. Ce l'abbiamo. Dai. Centrocampo, siamo commento qui. A cura di Saverio Dragoletti. Diamo la possibilità di guardare un po' l'incontro. La Grumese, perché comunque penultima è la graduatoria, è quella che terza, insomma. La città di Trani, Grumese penultimo, però servono punti salvezza, una retrocede diretta. Oggi il risultato, facciamo un piccolo pronostico. Vittorio, pronostico uno fisso, però il pallone è tondo. Io ricordo Italia-Macedonia.
cioè la lacrimuccia, attenzione la grumese, attenzione qui stiamo, ecco, chiacchieriamo, Italia, una boom, la grumese. Allora cerchiamo di essere più, diciamo, più ottimisti, va bene? Quindi no, l'incontro dobbiamo essere ottimisti, calcio d'angolo grumese, Vittorio. Nel frattempo diamo il benvenuto ai nostri collegati che si stanno, mettete qualche commento così magari diamo la possibilità di vedere e di leggere i vostri commenti, dai, forza. Grumese, partita bene questa Grumese, la classifica non so se dice siamo al centro, ecco, vediamo così se riusciamo a darvi una degna visibilità. Sara, salutiamo Sara, c'è la mare che la... desidera partecipare. Sì, ma vieni qui allo stadio, lui e lei c'ha il nostro Giacomo Zaccaria. Cioè, ma se salutiamoci, sì, voglio... esce lì. Lei... E mettimela, vediamo. Io no, non so. Lei vuole partecipare, ma lei poi alla fine dovrà commentare con noi. Devi venire qua. Con, devi venire qua con ovviamente Giacomo, ma non so se in campo di solito sì, vabbè, probabilmente è fatto tardi per vedere l'orario, che oggi abbiamo sforato di un'ora perché giustamente c'è l'ora in più, l'ora in avanti, vabbè, incontro che prosegue. Attenzione, Dell'Olio a metà campo, playmaker della nostra squadra, Leo Ragno, attenzione, prima volta che andiamo di là, andiamo adesso lì. Mettiamo la camera lì. Mettiamola lì, il nostro numero 27, la mette dentro, allontana la difesa della Tunisia. Ora Vittorio, dopo tre minuti, lasciamo la camera da questo lato, perché vedo che la formazione trainese si sta portando. No, puoi anche allargarla verso la porta, la lasci lì. No! Allora, no! C'è il gol! C'è il gol! Abbiamo girato la testa e c'è il primo gol! Della città di Trani. Chi è che ha segnato? Dovrebbe essere, aspetta, Vittorio. Guardiamo. Ora si gira, forse il bomber. Bomber di Noia. Il bomber di Noia! Abbiamo inquadrato di là e ci siamo trovati. Benissimo, benissimo. Ottimo, grande applauso. Grande applauso. Una maglietta celebrativa. Poi ci faremo dire: c'è Forza Trani, c'è la mare. Sto lavorando, non posso scherzare. Vabbè, ti consentiamo di lavorare. Ma la domenica dovete venire allo stadio. Lo stadio è il numero uno oggi. Va bene, allora abbiamo avuto il primo gol. Appena pochi minuti di gioco. Siamo stati davvero fortunati a girare la camera e poi vedremo, anzi noi mentre chiacchieravamo, discutevamo, abbiamo avuto il gol, però è inquadrato. Siamo saliti a 12 in questo momento delle visualizzazioni, ma adesso facciamo una bella cosa. La condivido nella pagina di Centro di Sinistra e Radio Show, così eventualmente i nostri collegati diventeranno sicuramente di più. Vediamo un po' quanti riusciamo a totalizzare oggi, facciamo una gara di ha portato fortuna Sara, c'è Sara. Sì, brava, ha portato più che rimani mentre lavori, salutiamo anche gli altri che si stanno collegando, che non hanno ancora commentato, ma che se vogliono possono farlo, così almeno noi li salutiamo in diretta. Dai, bellissimo sapere chi c'è con noi. Dai, allora andiamo sulla pagina e colleghiamoci, quella di Trani Calcio stiamo vedendo, e c'è anche in diretta dalle riprese di Luciano Terlindo quella della SD Città di Trani, ricordiamo la pagina ufficiale della città, la pagina ufficiale dove abbiamo anche dei collaboratori che ricordiamo e ringraziamo, sono sempre con noi Caffè Paradiso, Bio e Tu, Panificio Mappo Forno, Pescheria Mare Mosso, Trani Soccorso, ovviamente il particolare saluto va ad Alessandro Ferrante, il nostro grande multitasking, è un multitasking, sai che significa? Ora che è qui, fa troppo, tutto, troppo. Che fa di tutto, sta qui al bussolotto, agli sponsor, fa praticamente sali scendi, aiuto portiere, aiuto massaggio, devo fare quello che fa lui. Così almeno qualche chiletto lo porto giù. Come va? Come sta procedendo l'incontro? Vediamo un po'. Facciamo 1-0. Facciamo vedere da questo lato. C'è 1-0 per il quadrato. Qui abbiamo giro palla. Città di Trani, numero 16. Mantenga. Stiamo gonfiando la rete da questo lato. Rimettila di là. Mettiamola di là. Così la vedo
se riusciamo. Vediamo, ora ve la lasciamo sulla porta della Grumese. Vediamo, allarghiamo la camera, Vittorio. Ora il portiere della Grumese è solo, ma stiamo arrivando. Dell'olio, dell'olio, arriviamo. Cavalca dell'olio, giro palla difensivo, la pupa. Ilo, il nostro Ilo. Ha visto Di Noia, ha visto il bomberino anticipato dalla difesa della Grumese, ma subito il bomber Di Noia recupera palla. E ora è salita la città di Trani. Ilo, vediamo se Ilo la gonfia. Ilo, fallo, fallo Grumese, punizione dal limite. Punizione dal limite. Ricordo che Ragno di là può fare molta paura, Vittorio. Prepariamoci per un eventuale altro momento di gioia. Portate fortuna, vedi, vedi come te l'ho messa la camera, il telefono nuovo, Vittorio. Ogni tanto mi si faccio un salutiamo Claudia, salutiamo Claudia che è al parco, a giocare con la bimba. Allora, qui abbiamo condiviso le pagine su tutti e adesso sicuramente vedi, siamo già a 17. Leo Ragno di Noia. Leo Ragno! Eravamo quasi al gol! Un altro gol! Da due ci passi siamo di quasi. Francesco, non se l'aspettavo! Era quasi un gol! Dai, bomba, dai, avete visto anche voi in diretta? Ci siamo scaldati! Vittorio, in giro, in qualche mezza porta. Ecco perché non è andata dentro. Bisogna inquadrare bene la porta. Vabbè, ma il portiere adesso in questo momento è impegnato a fare... A giocare. No, c'è questo. Qui dobbiamo fare un po' di pulizia. Ragazzi. Chiediamo a chi di dovere di rivolgersi da questo lato. Comunque, noi, Vittorio, come lo chiamiamo? Stadio dei Fari. Il faro allo stadio. Attenzione, la Grumese prova ad andare in avanti. Città di Trani recupera, supero palla, minuto e punteggio. Facciamo vedere. Tanto, comunque, siamo al decimo minuto. Lavoriamo, un buon lavoro chi sta lavorando, che ahimè purtroppo non ha potuto seguire in diretta, magari lo stanno facendo tramite Facebook, ma noi volevamo qui il pubblico come quello che normalmente è l'undicesimo uomo in campo. Notate la gradinata e notate lo striscione Trani is on fire con il vecchio cuore bianco-azzurro che inizia a gremirsi. Ragazzi, questo è un buon segnale perché è vero che la città di Trani sta iniziando a dare qualche vero risultato e qualche segnale bello, che è quello che dovrebbe dire a tutti i nostri amici. Salutiamo Angela, buona domenica Angela, in questo momento sono allo stadio comunale di Trani con Saverio Dragonetti che stiamo seguendo l'incontro SD Città di Trani. Ciao Angela. E Grumese, in questo momento il risultato è di 1-0 per la città di Trani, ha segnato Leo Ragno a pochi minuti. Eccolo, il nostro amorese, eccolo il tiro! Sì, era Domenico Amorese calcia, ma la porta non si è gonfiata. Si gonfierà, auguriamoci questo secondo gol. Così mettiamo, come si dice, in tranquillità nei primi minuti di gioco la squadra. Eccolo. Ciao Antonio Piscopello, sempre forza Trani. Mentre stiamo seguendo Ragno, gira palla, portiere. Portiere di Terlizzi. Terlizzi. E abbiamo anche, Terlizzi, mi scuso con il portiere. A Trani si usa di Davide. Salutiamo Davide. Qui abbiamo con il numero 10 Ragno. Ancora Ragno, la Grumese prova ad andare in avanti. Attenzione, al nostro angolo da Luizio ad allontanare. Calcio l'angolo Grumese, Vittorio. Angolo Vittorio, Galla non si gonfia, Vittorio. No, ma io voglio far seguire i nostri amici che possono magari commentare insieme ad Antonio, Angela, Sara. Salutiamo Giacomo Zaccarini. Dove sta? Insieme a Sara stanno facendo i guardoni dalla diretta dal negozio. Dalla Slovacchia, salutiamo Pietro. E là, ciao Piero Aruano. Ah, dalla Slovacchia, Pietro. Sei andato a finire fino là, Pietro. Attenzione, Terlizzi! C'è un gol. 1-1 il gol della Grumese.
in questo momento segnato, siamo al centro direttamente su calcio d'angolo il numero 10, il nostro portiere diciamo che sarà un po' cercata, non è riuscito a rimetterla nel terreno del gioco, è andato in porta lui alla palla. Dobbiamo stare un po' più attenti, tranquilli Vittorio, 1-1 è appena iniziato, col numero 10. Agrumese mostra i denti in questo momento con lo russo Antonio ha segnato. Beh, noi ricordiamo che siamo sportivi, 1-1 ma sportivi, 1-1 Vittorio. L'Agrumese era partita bene, Cittadintrani subito col gol voleva mettere la partita in tranquillità, ma questo lo russo su calcio d'angolo ci ha punito un po'. E infatti c'è stata una punizione. Vittorio, queste partite, qualche leggerezza, terza in classifica, penultima in classifica, con soli 10 punti. La squadra che non parte sempre favorita, la squadra di casa, perché si distrae un po'. E magari vediamo se i nostri ragazzi, ora il nostro mister di Bari dà una bella svegliata dopo questo gol. Ci vuole qualcosa. Non ce l'aspettava. Vuole qualche altro. Beh, hanno segnato il gol, diciamo, di ripicca al primo gol che c'è stato. 1-1 il risultato. È in panchina perché è leggermente acciaccato. È infortunato. Per quello. Però è sempre con noi, è lì. È con noi nella squadra. Numero 20, Vittorio, in panchina. Grazie per il saluto. Ciao Pietro, mi raccomando. Pietro, dalla Slovacchia, ma pigliato gol. Porta fortuna, non portare ieri. C'era ancora la Grumese a lontana la difesa della città di Trani. Siamo al centrocampo in questo momento. La Grumese, la squadra sembra nervosa, ma dobbiamo stare tranquilli e ricostruire la partita come siamo in grado di fare da 10 partite a questa parte. Ilo lotta su ogni pallone. Punizione città di Trani. Nel frattempo siamo al centrocampo. Sale la Popa, giro palla difensivo città di Trani, attenzione, Ragno prova ora il nostro capitano a riorganizzare la squadra che è molto forte, quindi bisogna solamente avere un po' di pazienza. Cafagna, D'Aloisio, Matera, lunga di Matera, Ilo, bella per Di Noia, Di Francesco dà una grande mano all'altro bomber, Di Francesco, giro palla Di Noia, Ilo, Dell'Olio, subito di prima bel passaggio a Ragno, Ragno filtrante per D'Aloisio, ce l'abbiamo il gol di Francesco dopo appena 90 secondi che si è dietro la Grumese. Di Francesco riporta in vantaggio la città di Trani, Grumese 1 apposta il risultato. Bene. Spavento di quel calcio d'angolo, Vittorio. Siamo qui che tipiamo il Trani e quindi non poteva essere diversamente. Stiamo seguendo con grande piacere giornata quasi umida, velata, leggermente velata ma bella. Si sta riscaldando. Si sta iniziando a soleggiare bene la domenica. Abbiamo il fuso orario. Abbiamo comunque, siamo partiti un po' come si dice lentamente col fuso orario. Ecco qui. E ora si sta usando il ritmo città di Trani. Trani che segue in diretta dallo stadio comunale. I pari. Ecco qua. Stadio il faro battezzato da me, Vittorio. Di Noia, là ancora Di Francesco, Bomberone Di Francesco! Amorese! Anticipa, siamo a calcio d'angolo. No, rimessa in fase avanzata. Ah sì, allora siamo praticamente sulla bandierina con le... Siamo vicini. Teniamo la telecamera puntata sulla porta avversaria. Vedi il nostro allenatore. Notare è bello grintoso con l'assistente della Grumese. Lottiamo su ogni palla. Attenzione, seguiamo in diretta il gioco. In gioco, ritorniamo. Rimessa. La Popa. Teniamo. Scambia con Ragno. Ragno la tiene lui. Vediamo se la dà la Popa. Eccolo il tiro.
attenzione, riparte la Lomese a Comese, ma no, la Lomese recupera ancora. Amorese prende una palla da Di Noia, fallo Città di Trani, punizione, fase difensiva, Gromese. Rimettiamo qui la telecamera verso la Città di Trani, Grumo, ecco qua. Stanno pian pianino. Dalla Slovacchia c'è stato un... E vai! Salutiamo Pietro Luanno che... Ma come si dice in slovacco? Chiediamo a Pietro. Lo saprà lui. In sloveno come si dice? Forza Trani! Gioco fermo. Speriamo che Forza Trani, forza, una parolaccia. No, no, è sempre una forza, quindi alla fine... Che parola? E che parola è? Se non è Forza Trani, che Forza Trani deve essere? Vediamo un po'. Comunque io sono contentissimo della gradina. Beh, aperta da appena due domeniche. Guardate, due domeniche. Possiamo contare un bel numero di partecipanti a seguire questo incontro. Ricordiamo ad ingresso libero e quindi invitiamo ancora, se non l'avete fatto, ad aggiungerci allo Stadio Comunale di Trani. Un appunto, Vittorio. Trani on fire, brum. Sì, l'entusiasmo è volato praticamente pian pianino, però dobbiamo cercare di rimettere in sesto l'entusiasmo. Guardate come si stanno dando da fare i nostri calciatori del Trani. Dell'Olio, giro palla, Ragno dell'Olio, scambio. Attenzione, Di Francesco c'è, lo vede, preferisce Ilo, Di Francesco va avanti, Ilo, salta uno, rimessa laterale a favore del Grumese. La nostra squadra non è d'accordo, ma deve lasciare la palla. Comunque la Grumese sta vendendo cara la pelle, perché ora va in contropiede, numero 10, gira lo russo per il numero 7. Attenzione, Sant'Egamo in colle. Ma la nostra difesa con Matera che guarda Di Noia. Gliela dà, lo sa. L'ultima arriva! C'è anche Bomber Di Francesco. Di Noia Di Francesco, 3 contro 2. Bomber, salta l'avversario, la dà Di Francesco, se lo salta si gira, segna, ma viene anticipato da ottima chiusura difensiva Grumo appunto. Diciamo che Antonio Piscopello si è appena svegliato, vuole sapere il risultato. 2-1 per il Trani, appena segnato il Bomber Di Francesco. Antonio, vieni allo stadio. Ma sta a dormire, sta ancora a dormire. Questo 20 minuti ha fatto il sabato sera, Un'ora avanti è un po' più tragica oggi arrivare, magari arriveranno al secondo tempo. Vi invitiamo comunque a raggiungerci qui allo Stadio Comunale, a tifare la vostra squadra e a sostenere la Città di Trani, come stanno facendo diversi amici che guardate nella gradinata. E poi abbiamo anche la tribuna che, so, il primo, posso dirti che è stato Alfonso Nenna, il primo ad entrare nello stadio, il primo! Vi assicuro, io sono arrivato prima di lui e ho visto arrivare ovviamente il nostro super tifoso di Alfonso. Bene. Da Loisio dentro, ma attenzione, qui stiamo seguendo in diretta dalla pagina Trani Calcio. Di Noia dell'Olio perde palla, allontana la difesa del Grumese. Palla in aria. A ripartire, ma la nostra difesa attentissima, la dà indietro al nostro. Attenzione, Terlizzi. Via. Ritorna. Dopo lo spavento Terlizzi ora tornerà in gran forma. Sicuramente si è trattato di un momento, ma Terlizzi ha giocato in categorie molto superiori a questa, promozione, eccellenza. Però arriva nel secondo tempo. Antonio, vienici a trovare, siamo nella area stampa. Vienici a salutare, a salutare. Di Noia. Ecco Di Noia, ci saluti, adesso arriva dell'Olio. Attenzione, con lontana difesa del Grumo. Questa difesa è attentissima. Sì, grazie. Squadra, pensavo di no, invece è una bella squadra. Non merita la si stanno impegnando, la si stanno impegnando. Che occupa in classifica non la merita. Beh, vendono cara la loro pelle, vendono cara la loro pelle. Qui dell'Olio la loro pelle. Giganteggiano, metà campo, giganteggiano. Attenzione. Bellissimo. Giganteggiare. Voce del verde. Da ciclope. Dell'Olio, gira palla, Ilo. Attenzione, questo è Ilo, un momento. Come lo chiami Ilo? Io lo chiamo Ilo, tu lo chiami? Versvili Ilia, nazionalità? E beh. Vediamo se sta scritto sulla nostra distinta.
No, non c'è. C'è scritto Comune di Bitonto. Beh, comunque sarà sicuramente tesserato. Si è rilasciato la carta. Rilasciato al Comune di Bitonto. Però arriva sicuramente la nazionalità, ve lo faccio sapere. Sono curioso anch'io. Bene, lo sapremo. Ve lo chiediamo a voi che siete lì, che state guardando. Nel frattempo andiamo in avanti. Rani 2, risultato 1. Per il momento il portiere sbracciato. Dal niente, Tommaso dovrebbe essere un ragazzo, sì, infatti un ragazzo del 2003, che occupa giovanissimo, i pali della Grumese. Diciamo che in queste categorie molte squadre fanno bene a far giocare i ragazzi, perché poi nella nazionale italiana ci troviamo con tanto età avanzata e poi facciamo qualche figura. Eccolo, è arrivato. Bravo, Zaccaria c'è, è arrivato. Sara, no. È arrivato Zaccaria e diventa, guardate. Sara, guardalo, Sara sta lavorando. Sara, tu lavori e sai già come è arrivato. Guardate, è arrivato anche il resto della combriccola che seguono l'incontro. Ci andiamo a noi, stiamo vedendo in diretta. Polizia Città di Trani. Città di Trani, Grumese. Fase avanzata. Ecco qua. Lo dobbiamo fare il terzo. Mettiamo fissa la telecamera così. Si copia. Guardiamo se questo momento è adatto. Ci stanno preparando. Allora, Vittorio, dobbiamo fare il terzo gol così il primo tempo. Tranquillo. Siamo rilassati al terzo gol, sì, sicuramente ci si rilassa un po'. Però. Ilia, vediamo se Ragno guarda il movimento di Ilia, metterà dentro. Sono salite le torri tranesi. Attenzione, Ragno è buona, è tesa, la palla spiove, allontana la difesa Grumese, prova a ripartire, ecco. Ma c'è il nostro numero 26! Una botta di nostro numero 26! Avevamo quasi fatto 3-1, mi faceva notare Antonio, ma quasi, Antonio, sì, il gol arriverà, ci auguriamo il 3-1 prima possibile. Il nostro Gelloglio Alessandro, una ecco, botta. Il portiere è indaffarato da questo lato, adesso, mentre si avanza Dell'Olio Ragno. Dell'Olio, giro palla, attenzione, la Vopa c'è, mi ha sentito Dell'Olio, la danno alla Vopa. La Vopa, vediamo se subito una sventagliata dall'altro lato. Io farei, il Ragno preferisce rimanere da qui. Ilia, vero sviglia per la Vopa. E va la Vopa, anche la Vopa è giovanissimo. Poi vi dico l'anno, cade, ma il fallo non c'è, neanche da parte mia non c'è. Classe 2000, 21 anni, fa 22 a dicembre. Ci siamo quasi, il nostro La Vopa. Vediamo, serato da 5 vediamo il gioco in questo momento. Grumese rimette in campo. Amorese lotta anche lui, il nostro centrocampo è formidabile. Fallo, ma fallo dubbio, però c'era. Noi accettiamo la. Aspettiamo, vediamo qua. Per condividere. Condividiamo la diretta sulla pagina, vediamo un po' dove dobbiamo adesso. Prepariamo un pezzo per il gol, va bene? Sto preparando un pezzo per il gol. Seguiamo in diretta. Al momento la palla ce l'ha il nostro portiere Terlizzi, che deve calciare la rimessa da fondo. Noi abbiamo inquadrato la porta della Grumese. Tra un po' la palla arriverà da lì. Speriamo che si gonfierà di nuovo la rete. Il mio Vittorio sta preparando la canzone. Vediamo se ha un buon pezzo da gol. Come arriva il gol? Nel frattempo condividiamo sulla pagina di DJ Vittorio Cassinesi Radio Show il link. La super pagina Vittorio Radio Show in settimana ci accompagna, ci delizia. Ecco, con la sua musica di siamo in diretta qui in questo momento sulla pagina di Vittorio Cassinesi e tra qualche istante condivideremo la diretta tra il calcio sulla pagina Radio Show. Yo saluto Fernando, a proposito, a tutti gli amici che oggi festeggiano il compleanno, ce ne sono stati tanti. Auguri Fernando, chi altro c'è Vittorio? Facciamo una carrellata di auguri. Facciamo una bella carrellata di auguri. Tra qualche istante faremo anche degli auguri in diretta. Sì. ora la mettiamo dentro, Vittorio. La palla spiove, è lì, salta, allontana il portiere, attenzione il bovide di Ragno, alto, sopra la traversa. Vittorio, gli auguri, ci siamo. Chi vi dà gli altri? Siamo sulla pagina Radio Show in questo momento. Tra qualche istante siamo sulle due pagine. Pagina Radio News, momento. E
con calma, stiamo facendo un po' di condivisioni, così almeno tutti i nostri amici che guardano possono partecipare con grande interesse all'incontro di oggi. Vediamo un po', andiamo sulla pagina Trani C'è, altra pagina seguita dai nostri utenti, che salutiamo ovviamente, potete visualizzare, c'è il signor Capagna in diretta qui che salutiamo, buongiorno, forza Trani! Sempre. E poi ovviamente stiamo su Trani News mettendo la condivisione in questo momento della... Attenzione, il grumo prova ma l'avopa viene atterrato, commesso fallo da... Attenzione a questo sbaglio che può essere fatale per il Trani. Non ha fischiato il calcio di punizione per la città di Trani. Attenzione. Siamo subito dall'altro lato con Bomber di Noia, prova ad infilarsi Bomber, la Di Francesco, Di Francesco da solo col portiere, Bomber Di Francesco! Sventato questo gol, purtroppo non c'è stato. Di poco ha dato il nostro Bomber Di Francesco, sfiora la 3-1. Era solitario, solitario questo. Ahimè, purtroppo non è stato possibile mettere la canzone del gol. Peccato, peccato, peccato. Antonio c'è, Antonio commenta nostri. Riprendiamo, Antonio, vieni. Ci aspettiamo anche in cabina. Attenzione ancora Di Francesco. Eccolo! Tutta la difesa Di Noia! Sì, sanguinamente. E secondo gol sbagliato. Siamo sfortuna. Siamo a 4 gol, anzi 2 gol sbagliati. Nel giro di 30 secondi. Presidente, presidente in diretta con noi, presidente Franco Giusto, che ci dice che siamo arrivati a... Salutiamo Antonio. Traversa. Il presidente ci ha quasi fatto fare un gol. Ho aperto. Calcio d'angolo, torniamo in diretta, attraversa, tre occasioni nel giro di 2 minuti, da Luisio mette dentro. Peccato, peccato. La città di Trani la vuole chiudere questa partita, volesse! Attenzione, attenzione, stiamo per... Dell'Olio, allontano, attenzione contro Pietro e Grumo, ma... Eccolo! Il tiro. Giusto, punizione, giusta, punizione, Dell'Olio, calma, non serve. Adesso faremo una diretta nella diretta, ascoltate. Sta arrivando Antonio. Allora, prima che finisce il primo tempo, tra l'intervallo, faremo la diretta sul mio profilo Facebook, su Vittorio Cassinesi, e faremo gli auguri a tutte quelle persone che oggi, ieri, l'altro ieri, hanno festeggiato il compleanno, e quindi facciamo gli auguri. E così accontentiamo tutti. Il nostro Cassinesi non è mai l'uomo! Attenzione, attenzione, stiamo seguendo il Trani Calcio in questo momento. Ecco qua, vediamo. Un bel mi piace. Se tu schiacci, noi ci sentiamo anche noi. Cioè io parlo e mi dice, ah, grande Vittorio. Diretta nella diretta. Serve il 3-1 però. Attenzione. Dell'Olio. Attenzione. Dell'Olio. Siamo da Luisio. Facciamo vedere un po' di gioco anche della Grumese in questo momento. Dai. Tutto no, fare Vittorio, se no in questo momento la gente si lamenta e toglie. Ecco, adesso ritorniamo alla Vopa. Bella gara qui su questa fascia, Vittorio. La Vopa con Berosvili stanno giocando un'ottima gara. Calma, non serve arrabbiarsi. Cos'è? Punizione, città di... Ragazzi, siamo tranquilli. No, il risultato ancora è di 2-1. Amorese mette dentro, allontana la difesa del Grumo, ma la palla rimane a Ragno punta l'uomo, perde palla Ragno, prova a ripartire la Grumese, punizione, quanti mi piace, Vittorio. Ma Vittorio, quanti mi piace che arrivano sulla nostra pagina, vedo quel dito che va, impazza Vittorio, innamorato, grazie a tutti, grazie ragazzi, anche i cuoricini ci arrivano, grande Vittorio, bellissimo. Forza Trani!
Facciamo vedere mentre l'altro stanno riprendendo anche da quel lato i nostri amici che stanno commentando la diretta di oggi. Siamo praticamente su due fronti, ragazzi, mai vista una cosa del genere, due dirette contemporaneamente, mentre adesso il gioco è fermo, cerchiamo di capire che è successo. Ecco, stavamo, ci siamo un po' distratti. Noi, oltre a commentare la gara, proviamo a fargli sorridere. Beh, ovvio, in questo momento a vittoria ci vuole. Abbiamo radio show, abbiamo tre video, abbiamo tutto, dobbiamo cercare di diciamo intrattenere i nostri abbiamo amici tutto, che guardano la diretta, quindi siate, come dire, domenicali, perché è più rilassante la domenica, la giornata è più tranquilla, poi abbiamo un'ora in meno di sonno, io sicuramente, perché ho... Dove sei andato ieri? Festa di compleanno pure, saluto, eccolo, il gol, qui abbiamo messo in diretta il gol, gol del 3-3-1, Amorese! Stai iniziando a blindare il risultato. Palla al centro. Grumese, abbiamo fatto un terzo gol. Attenzione, mettiamo qui la telecamera, lasciamo la pista versa. Perché qui sta iniziando a diventare uno show vero e proprio. Spavento, abbiamo subito. Ma come si dice? A fare un spavento per Cilento. Attenzione, in questo momento gioco in quella dell'area del Trani, ma gestita bene. La Vopa tutta fascia. Sta riprendendo il gioco. Dell'olio. Avanzano. Da Luisio, avanzano. Da Luisio, vediamo se la fa giocare. Dell'olio, guarda la Vopa, invece è sempre di noia. Occhio, 1-2. Di Francesco si impappina un po', prova a ripartire il grumo che vuole rimanere in partita, ma Ragnoli leva la palla, impedisce tutto e Cafagna se ne va a Cafagna. Vado a preparare un'altra canzone per il di noia, per il quarto gol. Cerchiamo di vedere il quarto gol. Siamo 3-1. Risultato di 3-1. Il Trani in diretta dallo stadio comunale di Trani. Eccolo qua, l'associazione Città di Trani, Grumese. L'incontro, primo tempo. Iniziamo. Ragno, siamo a una ventina di minuti di gioco più o meno. Non siamo precisi, qualcosa in più, ma il gioco continua. Eccolo! Il tiro! Rigore! No, non c'è rigore, ahimè. Non è che si butta così, però non protesta. Sportivamente è uno sportivo vero. Bergsviglia è un vero sportivo, i calciatori così giocano. Lo sportivo. Ilo ancora, è scatenato Ilo. La mette dentro per il bomber di Francesco, ma la palla troppo. L'aveva lasciata così, giusto per. Al momento siamo 3-1. Ricordo il nostro bomber di Francesco, 11 gol. Due gol in questa partita, ma 11 nel campionato. Ma chi in questo momento sta giocando con molto entusiasmo è il Trani, diciamo, con 3-1. Facciamo un commento tecnico serio. Il Trani a centrocampo al momento non ce n'è per nessuno, con Ragno, Dell'Olio che giganteggiano e Ilo Svili qui a destra. Bellissimo, facendo belle cose. Bellissimo commento, bravo, complimenti per il commento tecnico. A me lascia le cose frivole, non ti preoccupare. Ma che frivole, che tu capisci, Vittorio? Fai finta. Sì.
giochiamo insieme, qualche volta facciamo la partita, torneo di calcetto, ammogliati contro Scapoli, chi si vuole proporre con lo Scapoli, siamo ammogliati. Io gioco insieme a Vittorio. Ovviamente, chiamiamo anche Vittorio, facciamo entrare in campo Vittorio, Giuseppe, allora abbiamo un... Ecco, il nostro Vittorio è qui, Vittorio qui, facciamo... Ammogliati contro Scapoli, una partita. Vittorio, ci vuoi fare un commento di questo 3-1? Un 3-1, Vittorio Gallo, nostro Gallo. Svegliamoci. Chi vuole altri gol, Vittorio? Attenzione, siamo al centrocampo, la palla è la Grumese, sta quadrando un po' la situazione. Sostituzione in campo? No, non c'è nessuno. Sì. Chi è? Però vedi un po'. Il numero 4 della Grumese. Sostituzione Grumese, esce il 4, Santeramo entra con il numero 14, La Penna. Bene, siamo entrati nel dettaglio tecnico, allora, questa è stata più professionale, però adesso ritorniamo a diventare vivo, dai, divertiamoci. Oltre a divertirci, il numero 4 è del 1968. 68, gigante d'età. No, gigante d'età, io sono molto. Attenzione, abbiamo un intento quando rimango. Una palla verso 68. Quanti anni ha? 30, allora 52 anni. 52 anni. Il nostro numero 4 Santermo, da applausi. Io. Beh, 52 anni, il campo ancora da apprezzare. Giocato molto bene. Bene. E ringraziamo ovviamente anche la Grumese che con grande garbo al momento si stanno proponendo con un gioco. C'era anche un grosso spavento sull'1. Il primo gol è stato in pratica probabilmente dovuto a qualche distrazione, anche la parte nostra difensiva. Nel commento, ma attenzione, siamo ritornati in diretta dallo stadio comunale di Trani, stiamo facendo il gioco e andiamo di noi. Eccolo qui. Vivo. Siamo praticamente Francesco singoli, è la fuori gioco sportivamente evitato la punizione. È evitato la munizione. Loro sono l'autore del gol. Saluto Saverio Binetti che credo stia guardando la nostra diretta. Perché ciao, Saverio, riconosco le immagini che stanno seguendo, perché dalle mie condivisioni vado a dare un'occhiata, perché sicuramente ci saranno altre. Ah, tra un po' faremo gli auguri tra il primo e il secondo tempo, quindi facciamo una diretta dal nostro dalla nostra pagina di Vittorio Cassinesi, così per Radio Show avremo l'opportunità di fare tutto questo bello. Guardate, c'è la SD Cittadinari, seguiamo tutto, stiamo seguendo tutto, un bel mi piace, un condivisione, una bella domenica, domenica sportiva di calcio, cielo leggermente velato ma non fredda, anche perché la temperatura è veramente gradevole. La città oggi ha risposto anche molto bene per quanto riguarda il pubblico. Vediamo una gradinata, ecco, vi facciamo vedere un po' lo scorcio della gradinata e della tribuna, che c'è gente, un piacere vedere la gente seguire la città di Trani. Poi ovviamente vedete, ecco, qui abbiamo un bel numero di persone che si avvicina al bar. Beh, comunque, dai, siamo soddisfatti, penso, dal punto di vista di affluenza. La città di Trani sta iniziando a rispondere a questa squadra, che è una ASD, e quindi a livello dilettantistico, ma che comunque porta del pubblico. Ringrazio e saluto, vedete, i nostri volontari in Trani Soccorso che stanno lì, e noi ci auguriamo siano sempre meno indaffarati, perché comunque quando qualche soccorritore lavora, in quel caso vuol dire che si è fatto male qualcuno, quindi cerchiamo di farli stare sempre presenti e ringraziamo, però di evitare di farli lavorare. Quindi nella correttezza del gioco dovrebbe andare tutto per il verso giusto. Mentre adesso, ecco, parlavamo della correttezza, ma è stato un fallo di quelli da ammunizione. Lo esce. Vediamo il cartellino. No, dovrebbe esserci un cartellino, ma ahimè, diciamo che sportivamente... Tra l'altro il numero 4. Il 14, il nostro 14 ha appena segnato. Ha dato una pennata di piedi. Occhio alla penna. Direbbe mio padre direbbe occhio alla penna. Il barone, salutiamo il barone che in questo momento sta bello tranquillo a casa a seguire la diretta, e lui Radio Show e partecipa sempre. Ragno, ecco, attenzione a questo, ecco il tiro,
sventato anche. Attenzione, parte palla da Luisio. La Cruise vuole riportare la partita dal binario, ma la città di Trani non c'è e la vuole chiudere definitivamente. Già nel primo tempo vuole tentare la quarta rete. Attenzione, Ragno c'è, Ragno c'è. Prova Ragno, salta l'uomo. Temporeggia, lo salta. Si sovrappone la popa. Mette dentro la popa, ancora per Ragno. Scambio a pochi metri, Ragno. Fallo, Ragno, fallo di mano, l'arbitro non ha visto, ha bloccato la palla. Ricci, la necessità del guardialinee, avrebbe sicuramente... Non abbiamo, purtroppo. La coppa non la diamo tutta, però, Vittorio. Abbiamo un messaggio di WhatsApp di mia moglie. Salutiamo la signora Claudia Dragonetti, che sicuramente è al parco a giocare con la bimba, manda una foto della bimba. Salutiamo la bimba. Si chiama Daniela. Salutiamo Daniela e via. Ecco, siamo ritornati. Vediamo se porta fortuna. Attenzione, questi tiri sono ballerini. Attenzione. Però ogni tanto qualche leggerezza la commette. Forse qualche leggerezza. Alle volte la nostra sicurezza porta troppa in questa leggerezza. Riprende il gioco. Ritornano! Anticipato dal numero 14, allontana il portiere Cruvese. Siamo sempre sul 3-1, ogni tanto torniamo seri. Un Trani scatenato in questo momento. Attenzione! Da Luisio, Dell'Ovio. Ragno. Giro palla, la Vopa. La lascia a Bomber di Noia, vediamo se le la dà. Eccola! La Vopa. Tutta fascia, entra dentro, lontana di questo angolo. Attenzione, adesso puntiamo l'angolo, vado a preparare la canzone. Attenzione, la canzone, metteremo qualcosa di davvero on fire. Is on fire? Ok, allora. Mettiamo Gala con Free From Desire. Va bene, preparato. L'hai preparato, Ragno? Prepariamoci. Attenzione al tiro. Ragno mette dentro. E Vittorio, questo a campanello, is on fire, niente da fare, non è stato possibile. Vabbè, nel frattempo il gioco continua. Città di Trani 3, abbiamo quasi terminato, 45 minuti, quasi terminato. Vittorio, abbiamo iniziato alle 11:05. Siamo quasi al termine, 45 minuti, il primo tempo sta per concludersi. Poi Vittorio, gli auguri col tè caldo che non c'è. No, come non c'è? Lo facciamo arrivare direttamente dal bar. C'è il bar qui, abbiamo un punto di ristoro che si è preparato. E qui sempre in diretta, mettiamo qualche bel mi piace, così magari facciamo vedere che ci siamo. Ecco qua, ci siamo, Vittorio. Seguiamo sempre la prossima volta, la sponsorizziamo anche in settimana. Va bene, ma dobbiamo fare così, lo facciamo durante la trasmissione. In questo momento arrivano i mi piace, eccolo, mi piace, eccoli, tanti cuori, tanti io sbidi, mi piace, porteranno la quarta rete, per le palle. Ancora Amorese, autore della terza rete, che ha fatto stare tranquilli i Rosvini, se ne va i Rosvini, mette dentro Ragno, anticipato, la difesa del gruppo, sono in affanno di noi, c'è l'altra palla, insiste. C'è l'altra palla lì, che ora l'arbitro non lo so che sta succedendo, c'è un'altra palla di Francesco, però lotta come leone, l'altra palla va tolta, palla Amorese! Era quasi portiere, un corner. L'arbitro ha fischiato, non so cosa c'era, un'altra palla, ma se ne è accorto dopo, dai, e quindi sta dormendo l'arbitro oggi, quindi che succede? Dorme l'arbitro. Arbitro, stiamo giocando un campionato di calcio, non stiamo giù. Arbitro, svegli un attimo, so che un'ora in meno di sonno, però alla fine Sonno, che canzone mi metti? Ragno dalla bandierina, attenzione, tiro di Ragno, vai, la palla è bella, tiro, ecco il tiro, bellissimo gol, doveva essere, se un gol era un bellissimo gol. Un applauso al nostro calciatore, primo tempo, Bandierina, primo tempo a concludere questo momento.
mettiamo la pausa alla nostra diretta. Ci sentiamo dopo per la pausa. Primo tempo. Ciao a tutti. A dopo.